Acragas Foggia, un punto che vale oro. Vero è che il Foggia ha tentato in tutti i modi di fare sua la partita, anche con un calcio di rigore che il palo, più che Pasquale Pane, ha deviato fuori. Ma quel che conta per l'Acragas è essere riuscita a chiudere tutti gli spazi, perché l'Acragas è soprattutto questa, una squadra che rischia ma vince a Catania e pareggia a Foggia. La statistica ora dice che l'Acragas con il pareggio di ieri raggiunge il quarto risultato utile consecutivo e che soprattutto da quattro partite non prende gol. Sono numeri che fanno certamente bene al morale. Due i nomi del Foggia che hanno fatto paura, e cioè Letizia e Vacca, quest'ultimo finito in anticipo sotto la doccia per doppia ammonizione. Sul fronte biancoazzurro si sono distinti invece Gomez e Salvemini, che al 70° ci ha provato e per poco non è riuscito nell'impresa. Considerando le assenze di Scrugli e di Sarandria, possiamo dire che ieri i ragazzi scesi in campo hanno dato davvero l'anima e sicuramente si sarà divertito anche Marcello Giavarini dopo la noia che gli ha procurato la partita della scorsa settimana. A ringraziare per primo per il pareggio di Foggia, riteniamo sia stato il presidente Silvio Alessi, visto che ieri la squadra gli ha fatto davvero un bel regalo di compleanno. Si può dire che essere ragazzi questa volta è stato importante perché ha aiutato i giocatori a mantenere il fiato fino alla fine. Intanto un bocca al lupo al terzino biancoazzurro Andrea Scrugli, vittima di un gravissimo infortunio che gli ha causato la lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio destro, lo stesso operato lo scorso anno. Purtroppo per il giocatore la stagione sembra finita mercoledì scorso durante l'allenamento. Attorno al calciatore si sono stretti tutti i tifosi che lo stimano e lo hanno tante volte applaudito. Ma a proposito di infortuni, anche quello subito a Foggia ieri da Daniele Marino tiene in apprensione l'ambiente biancoazzurro, che sa quanto è importante avere il capitano a disposizione tutte le volte. Noi siamo di qua che cercavamo di mettere più in difficoltà possibile una corazzata come il Foggia. È normale che il Foggia possa creare delle occasioni, hanno giocatori di grande qualità. Però io faccio complimenti ai miei ragazzi perché hanno ribattuto colpo su colpo. Allora loro hanno avuto il rigore, hanno avuto qualche palla che è passata oltre alla linea dei difensori nostri. Però noi siamo stati bravi nelle ripartenze, siamo stati poco cinici, ma dobbiamo anche chiudere la partita anche noi. Tra l'altro, proprio da fare i complimenti alla difesa dell'Acragas, perché non si è chiusa come altre squadre che sono passate dallo Zaccheria, però è riuscita invece a chiudere tutti gli spazi. Noi siamo una squadra e il mio credo è quello di poter giocarci la partita sempre. Poi se gli avversari sono più bravi di noi, stringiamo la mano perché ci sono anche gli avversari. È una mentalità che stiamo cercando di costruire. Io sono un gruppo di ragazzi giovanissimi, la nostra difesa oggi era composta da 95, 96, 97, giocatori che non hanno giocato mai, tipo Sisi, tipo Osebe, che gli faccio i complimenti perché si sono fatti trovare i conti, quindi significa che durante la settimana stanno lavorando bene. Questo pareggio, se me lo potete permettere, lo dedichiamo al presidente Alessi, ai tifosi che purtroppo non sono potuti venire perché altrimenti ci avrebbero seguito, che sono il nostro 12° uomo in campo.